Gli studenti del Liceo Scientifico Dante Alighieri e del Liceo Classico e Artistico Dunilevi di Matera, New York, presso le Nazioni Unite, un viaggio esperienza che ha permesso di vestire concretamente i panni di delegati del domani. Il fine, promuovere il valore della cooperazione internazionale tra i giovani, con l'Associazione Diplomatici e con il coordinamento di Regione Puglia, Basilicata e Marche. I ragazzi hanno avuto la possibilità di rappresentare uno Stato internazionale di fronte alle sfide geopolitiche, sociali, ambientali ed economiche. Da veri e propri delegati hanno così avuto modo di confrontarsi con i massimi esponenti nazionali e internazionali chiamati a risolvere le questioni. E il progetto è cominciato a novembre qui a scuola, ma devo dire che il momento per me più emozionante è stato quando, accompagnandoli all'ingresso anche della città di New York, ho letto la meraviglia negli occhi di questi ragazzi che andavano a scoprire veramente un mondo nuovo. Così come la stessa meraviglia l'ho letta quando siamo entrati nel Palazzo di Vetro, perché quella è un'esperienza veramente unica e irripetibile. Dal punto di vista umano sì, è anche formativo, orientativo. Dal punto di vista umano perché i ragazzi hanno scoperto un altro mondo, si sono confrontati con altre culture e con grosse personalità anche nel corso del loro progetto. Dal punto di vista linguistico, perché hanno comunque comunicato sempre in inglese, orientativo perché possono aver scoperto i loro talenti. La formazione non è consistita soltanto nel vedere il Palazzo di Vetro o ascoltare conferenze, si sono messi in gioco, hanno scoperto veramente le commissioni, le funzioni dell'ONU e con un gioco di ruolo sono entrati anche nella parte, quindi veramente un'esperienza per questi ragazzi unica e irripetibile. Oggi abbiamo il piacere di raccontarla, ma facendo un passo indietro ci è voluto anche molto perché fosse possibile in termini di progettazione, di candidatura e di realizzazione sul campo. Sì, il progetto è infatti stato avviato nel mese di ottobre, è stato avviato poi come realizzazione nel mese di novembre. I ragazzi si sono incontrati ogni settimana e hanno seguito un percorso formativo da novembre fino a marzo intenso, che li ha visti non solo conoscere appunto la struttura, le funzioni dell'ONU, ma anche hanno seguito corsi di public speaking, di negoziazione, quindi veramente intenso come lavoro per tutti noi. Parlavamo del percorso, effettivamente riannodare tutti questi fili non è semplice, ma ci sono stati dei momenti importanti che hanno scandito questo avvicinamento all'arrivo a New York. Vogliamo ricordare le basi del progetto? Sì, il progetto praticamente è stato fatto in tandem con l'Associazione Diplomatici e ha previsto, come dicevamo prima, degli incontri scanditi qui a scuola in presenza, durante i quali i ragazzi hanno seguito delle lezioni di geopolitica finché poi non gli è stato assegnato loro un topic, una nazione. Pertanto in quell'occasione il progetto ha avuto la sua, il suo inizio, la sua realizzazione, in quanto hanno dovuto conoscere anche nazioni a loro non proprio note e per le quali poi hanno lavorato e hanno presentato nelle commissioni della FAO, dell'UNHCR, lì a New York il loro lavoro completo. In cosa vi sentite più arricchiti dopo questa esperienza? Ma allora, come diceva la preside, vederli lì proprio contenti, arrivare a New York, avere proprio l'ingresso al Palazzo delle Nazioni Unite, oppure quando noi entravamo nelle commissioni, vederli impegnati, parlare in inglese, discutere diciamo anche con parole tecniche, perché in ogni caso dovevano relazionarsi ed essere dei diplomatici, perché loro hanno svolto il ruolo proprio di diplomatici. Io mi sono emozionata perché poi sono venuti 37 ragazzi del triennio di classi diverse, pertanto non proprio alunni esclusivamente i miei, quindi ho avuto modo di conoscerli, sono sempre stati puntuali, precisi, attenti, dei ragazzi veramente eccezionali. Li abbiamo visti in un'altra veste, quindi una veste che non è quella scolastica, ma quella che vorremmo poi possano indossare un giorno che finiscono questa scuola e quindi che diventano
diventino delle persone colte e anche capaci, no, di portare nel loro lavoro, in quello che sceglieranno poi nel loro futuro. E credo che questa esperienza gli servirà proprio, sarà indelebile, perché è un'esperienza forte. Io dico che ha una magia questo progetto, perché si parte in un modo e si torna in un altro, davvero arricchiti e consapevoli che bisogna essere bravi, bisogna prepararsi per il futuro, per il domani, non bisogna essere superficiali, per cui loro se lo porteranno dietro, credo, per sempre, non lo abbandoneranno, anzi lo spero, poi semmai glielo chiediamo. E allora, andiamo un po' più nel dettaglio di questa esperienza sentendo la loro voce. Cosa è avvenuto in quelle giornate così intense, così ricche, che vi porterete nel tempo con voi? Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con nomi illustri, partendo dal Ministro della Difesa, anche osservando un video messaggio del Sindaco di Kiev. Quindi comunque abbiamo avuto degli stimoli su cui riflettere e appunto tornare a casa con un bagaglio amplificato, ecco. Tu cosa ti porterai dietro e soprattutto che ruolo hai svolto all'interno delle varie commissioni e qual è il topic che hai scelto? Abbiamo scelto il topic appunto dei conflitti e della desertificazione con l'Ucraina, appunto, e soprattutto mi ha lasciato una sensazione indimenticabile, è stata appunto una magia per tutti noi, soprattutto per noi giovani, appunto socializzare tra di noi in questa città così grande lascia una grande impronta per tutti. Personalmente è stato comunque un progetto che mi ha lasciato un segno comunque in vari ambiti di tutto il viaggio, partendo comunque dalla vista della città che abbiamo esplorato in diversi punti molto famosi, comunque una città che noi vediamo già da piccoli nei film, e questo ci ha colpito molto fin da subito. Oltre a questo, comunque anche le commissioni e lo stesso Palazzo di Vetro sono state comunque delle occasioni per confrontarci con tantissimi ragazzi. Per commissione eravamo circa 200 e quindi sì, diciamo, personalmente mi ha anche permesso di fare un passo avanti, e personalmente l'essere riuscito a parlare comunque di fronte a 200 persone per me è stato qualcosa di molto valore. Di cosa ti sei occupato nello specifico nel tuo speech? Il mio topic riguardava il gestire l'acqua e la siccità comunque nelle grandi città, e personalmente appunto la mia nazione, essendo comunque avendo comunque un clima molto arido e avendo un tasso di urbanizzazione molto alto, era colpita in primis appunto da questo problema, e quindi comunque ho avuto anche modo di cimentarmi molto profondamente nel topic. Agenda 2030, rapporti internazionali, occasione di crescita per tutti voi, di cosa vi siete occupate voi nello specifico? Allora, io per esempio rappresentavo uno stato dell'Africa occidentale, che è il Togo. Non ero a conoscenza di questo stato prima di appunto intraprendere questo percorso. La mia assemblea era l'UNHCR, che si occupava dei rifugiati ucraini nelle diverse nazioni che abbiamo rappresentato. È stato comunque molto, non difficile, ma mi sono messa in gioco nel trovare una risoluzione per appunto i rifugiati ucraini, proprio perché nel caso del mio stato era uno stato molto piccolo e quindi non sempre è stato facile riuscire a trovare una risoluzione, però è stata proprio questa la cosa bella di questa esperienza. Io, assieme ad una mia compagna che mi ha accompagnata in questa esperienza, abbiamo effettuato delle ricerche per quanto riguarda la sanità mondiale per il paese della Finlandia, quindi è stato un modo per metterci in gioco, per ricercare e scoprire nuove informazioni che non avremmo probabilmente mai conosciuto se non avessimo partecipato o comunque intrapreso questa esperienza, e abbiamo avuto comunque modo di confrontarci con ragazzi di tutto il mondo, avendo il modo di comunicare tramite quella che la lingua inglese e confrontarci riguardo questo tema. Ok, io rappresentavo il Madagascar, quindi il mio stato era il Madagascar, e il nostro topic era la desertificazione, quindi è stato molto interessante comunque ascoltare le opinioni di vari stati, o meglio dei rappresentanti dei vari stati su questo topic, e quindi capire un po' la situazione anche mondiale, perché noi abbiamo dovuto comunque sempre in inglese, quindi
anche immedesimarci in una nuova lingua e anche in un nuovo stato che non ci apparteneva, quindi anche questo è stato molto istruttivo. È stata anche l'esperienza in generale, è stata comunque fantastica. Io ad esempio personalmente sono consapevole di essere tornata a casa sentendomi molto più responsabile e tranquilla, quindi nel fare magari alcune cose da sola rispetto a come fossi prima. E infine un racconto anche che tocca l'aspetto emotivo. Avete fatto delle nuove amicizie? Sì, è stato un momento per stringere amicizie non solo a livello proprio scolastico, proprio perché alla fine a scuola non ci conosciamo tutti, ma anche stringere rapporti con persone di altre nazionalità, come abbiamo incontrato qualcuno che rappresentava la Serbia e era effettivamente serbo, oppure ancora qualcuno proveniente dall'Inghilterra, dall'Africa, e quindi è stato molto bello a livello personale proprio perché tu dovevi cercare di stringere rapporti e comunque ci riuscivi perché eravamo tutti lì a portare qualcosa, una storia e rappresentare anche uno stato che non ci apparteneva, quindi eravamo quasi tutti nella stessa situazione e tutti volenterosi a conoscerci l'un l'altro e a stringere e fare nuove opportunità.